Siamo all'interno del centro commerciale Bari Blu con il direttore Domenico Di Franco. Allora, direttore, una realtà importante quella di Bari Blu, il sabato sempre VIP con Manila. Sì, è un'iniziativa che avrà praticamente per 6 mesi la presenza di 5-6 VIP per settimana, tutti i sabati o domeniche se siamo aperti. Ma i VIP invogliano all'acquisto? Direi proprio di sì, vista l'affluenza che stiamo registrando proprio in concomitanza con questi eventi, e quindi direi proprio che è un'iniziativa perfettamente riuscita. Quali saranno i prossimi impegni di Bari Blu? Sappiamo che voi la domenica siete sempre aperti, il Natale si sta per avvicinare, oltre ai VIP ci saranno che altri tipi di eventi? Facci qualche anticipazione. Saremo aperti 2 domeniche di novembre e ovviamente tutto dicembre. Ci sono a questo punto della stagione solo eventi prettamente natalizi e ovviamente non dimentichiamo i VIP di Manila il sabato o la domenica. Quindi, direttore, possiamo dire che la spesa a Bari Blu è una, come dire, è uno spettacolo? Sì, è uno spettacolo nello spettacolo. Il nostro è un centro commerciale prettamente fashion, ovviamente, e la cosa è molto evidente. Il nostro target è un target prettamente è di gente che comunque segue molto le tendenze, segue molto le mode, e ovviamente ci avvaliamo poi di una piastra alimentare come Auchan che attira molto persone di diverse fasce di reddito. Ringraziamo il direttore del centro commerciale Bari Blu. Come vedete, non voleva parlare, era molto restio, invece è una persona molto eloquente. A presto.